avventurieri e ben ritrovati sul mio canale di moto avventure. Oggi sto attraversando il comune di Tempio Pausania per ricongiungermi ad un mio caro amico che mi seguirà con il suo maestoso BMW GS Adventure e insieme faremo un breve tour in alcune interessanti località galluresi. Portiamo per il centro storico perché qui ho appuntamento con l'amministratore del gruppo Facebook Sardegna in moto, Mario, con la sua GS1002. Eccolo qua, puntualissimo, ciao! Sto facendo la ripresa, facciamo il pugno così poi mettiamo anche questo. Ora iniziamo questo piccolo tour immergendoci nel cuore della gallura più autentica per scoprire un piccolo gioiello ricettivo che fu dimora del grande Fabrizio De André, Tagnata. Nato come agriturismo, oggi è uno straordinario boutique hotel rivolto a chi ama viaggiare lontano dai circuiti turistici di massa. Un vero e proprio ritaglio di paradiso dove la poesia diviene ospitalità. Paradisiaco. Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio volerne altri cento, un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai, un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi da me tornerai. Questa è Vitalba, vedete. Adesso raggiungiamo il castello dei Doria. Attraversiamo questo paesino. Andiamo a visitare il castello dei Doria. Poi raggiungeremo le spiagge di Badesi e se riusciamo anche l'isola Rossa. Vedetelo lassù in cima, da una veduta spettacolare.
qualche veduta spettacolare che c'è qua. E anzi, adesso quando saliamo in cima, eccoci arrivati ai piedi del castello di Santa Maria Cuginas, castello dei Doria, e c'è anche Mario che ce l'ha fatta nonostante la divisa motociclistica. Siamo arrivati sani e salvi, ma ancora dobbiamo affrontare le scalinate per salire proprio in cima. Spettacolare ripresa sul Cuginas dal castello di Casteldoria. State, c'è da rimanere senza fiato per via delle scale, senza parole per via del panorama. Queste sono le paleoliche di Bortigiadas, questa è la strada che scende da Tempio. Qui abbiamo la Tuta della Marina, che oggi non si vede per via della foschia, l'Idalba, Santa Maria Cuginas, le terme di Casteldoria che abbiamo visto prima, e qui c'è il fuoco incrociato con Mario, il presidente di Sardegna in Moto, che è rimasto senza parole per questo spettacolare panorama. L'isola Rossa, così chiamata per via del suo isolotto, dalle sfumature rosse. Qui ci sono vari servizi, ristoranti, spaghetterie, musica dal vivo. Gelaterie,
qui non ci sei mai stato. Non ci sei mai stato all'isola dei Gabbiani. Andiamo un attimo, tanto è presto ancora. È vero, c'è il mare da una parte e dall'altra. Tanto è vicino, siamo al riparo. Facciamo passare questo. Allora avventurieri, per oggi è tutto, mi raccomando condividete il video, lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao!